Salve, sono la dottoressa Franzina D'Angelo Russo, ambasciatrice della lettura per il CEPEL, Centro per il Libro per la Lettura, categoria Divulgatori 2021. Pedagogista, animatrice della promozione della lettura, ringrazio la dottoressa Rosa Mininno, consulente per la promozione del libro per il Comune di Tivoli, che mi ha voluto appunto coinvolgere in questo grande evento che dura un anno dal titolo Premi Nobel Italiani. È un evento che inizia il 22 di dicembre, è dedicata alla scrittrice, premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda. Attraverso videoletture da varie parti d'Italia e saranno visibili sul canale YouTube del Comune di Tivoli. Essendo nel mondo della letteratura per l'infanzia, non potevo che valorizzare la scrittura di Grazia Deledda attraverso il dono di Natale. È un racconto del premio Nobel, è pubblicata nel 1930 ed è una delle raccolte di novelle più celebri della scrittrice sarda. In questo dono di Natale ci sono tante emozioni come la gioia, l'allegria, la speranza, l'abbondanza. Sono questi doni di Natale che vengono messi in evidenza nell'umile abitazione della famiglia Lobina. E attraverso gli occhi di uno dei protagonisti, Felle, scopriamo che la tradizione può rendere magico il Natale, anche se appunto si sta attraversando un periodo un po' più particolare e difficile. Ho voluto fare due passaggi sulla novella Il dono di Natale. Un primo passaggio è questo: i cinque fratelli Lobina, tutti pastori, tornavano dai loro vili per passare la notte di Natale in famiglia. Era una festa eccezionale per loro, quell'anno, perché si fidanzava la loro unica sorella con un giovane molto ricco. Come si usa dunque in Sardegna, il fidanzato doveva mandare un regalo alla sua promessa sposa e poi andare anche lui a passare la festa con la famiglia di lei. Il secondo passaggio è questo. In casa sua si sentiva davvero odore di festa, odore di torta di miele cotta al forno e di dolci confezionati con le bucce di arance e mandorle tostate, tanto che Felle cominciò a digrignare i denti, sembrandogli di sgretolare già tutte quelle cose buone ma ancora nascoste. La sorella, alta e sottile, era già vestita a festa, col corsetto di brocato verde e la gonna nera e rossa. Intorno al viso pallido aveva un fazzoletto di seta a fiori e anche le sue scarpette erano ricamate col fiocco. Pareva insomma una giovane fata. Mentre la mamma, tutta vestita di nero per la sua recente vedovanza, pallida anche lei ma scura in viso e con un'aria di superbia, avrebbe potuto ricordare la figura di una strega, senza la grande dolcezza degli occhi che rassomigliavano a quelle di Felle. Egli intanto traeva dalla bisaccia il porchetto, tutto rosso perché gli avevano tinto la cotenna col suo stesso sangue, e dopo averlo consegnato alla madre, volle vedere quello mandato in dono al fidanzato. Sì, era più grosso quello del fidanzato, quasi un maiale, ma questo portato da lui, più tenero e senza grasso, doveva essere più saporito. Ma perché? Ma che festa poteva fare i nostri vicini se essi non hanno che un po' di uva passa, mentre noi abbiamo questi due animalotti in casa, e la torta, e i dolci? Pensò Felle con disprezzo, ancora indispettita perché Lia, dopo averlo quasi chiamato, gli aveva chiuso la porta in faccia. E questa è un'occasione per augurarvi una buona vigilia di Natale.